Elisa Cucchi per una sera siete un'intervistata, presidente del rinato club Le Tigri di Parre, e avete voluto istituire questo premio, la Tigre Nera Azzurra, l'avete voluto assegnare a Luca Cigarini, ci spieghi perché? Assolutamente sì, per una volta inusualmente sono qui a parlare a voi e ne sono soddisfattissima. Il club è rinato a settembre, una bella esperienza, abbiamo fatto tantissime trasferte, a partire da Palermo faremo quella di Cagliari, andremo a Milano, quindi insomma abbiamo riunito 186 persone dell'Alta Val Seriana, quindi insomma è già un grande obiettivo, e la Tigre Nero Azzurra l'abbiamo istituito perché il nostro consiglio direttivo voleva dare un riconoscimento ai giocatori atalantini che vogliamo sempre più vicini, e ci piacciono che siano queste cene sempre più umili. E la motivazione di Luca Cigarini è perché è stato l'unico giocatore a portare i colori azzurri della nazionale italiana nell'Atalanta, e quindi è per questo che vogliamo premarlo, perché anzi con l'augurio che possa portare i colori nello azzurri anche agli europei di giugno 2012, e quindi possa portare un po' di Bergamo con sé. Che effetto fa incontrare i tifosi così da vicino? No, ma come dicevo prima fa sempre piacere, perché comunque ti dimostrano il loro affetto, quindi è particolare, fa piacere, riesce a cogliere tutto il loro entusiasmo per l'Atalanta, quindi noi dobbiamo ricambiare questo affetto in campo. Cos'hai trovato a Bergamo di diverso rispetto ad altre piazze? Ma credo che Bergamo sia un po' una città particolare, nel senso che ti dà tanto e se tu dai tanto, quindi credo che questa sia un po' la differenza con le altre. Ti dà molto, però tu devi contraccambiare. Sicuramente noi andiamo lì per giocarci la partita, magari vinciamo, magari, però ripeto, non è facile, perché comunque andare a giocare a San Siro contro l'Inter è una squadra fortissima, ecco, anche se non sta andando tanto bene, però ripeto, è sempre l'Inter, quindi andiamo lì e cerchiamo di essere quanto più compatti possibili e cercare di fare meno errori possibili, ecco, per poter portare un risultato utile a casa. Che impressione ti hanno fatto i tifosi bergamaschi in questi primi mesi? Ma una grande impressione, perché comunque tutte le domeniche, tutte le volte che giochiamo in casa ci stanno 20.000 persone, quindi per noi sono molto importanti, ecco, perché ci incitano, e questo a noi ci fa piacere e ci aiuta durante la partita, ecco. Tengo a precisare che comunque il fondatore è da dare atto anche a un altro collega, Gianni Cominelli, che purtroppo stasera non è presente. L'obiettivo di questo club quando è nato è stato di portare avanti un'iniziativa di giovani, cioè praticamente di portare questi giovani a questi campionati, varie età, e fino a quando siamo riusciti a mantenere questo tipo di attività è andato avanti così. Poi purtroppo, per ovvi motivi o per uno o per l'altro, questa attività è venuta a mancare. Riprende vita fortunatamente con delle nuove persone che sono entrate, che hanno molto entusiasmo, che hanno praticamente molto amore, diciamo, verso l'Atalanta, e in questo caso sono molto soddisfatto, perché non vedevo all'orizzonte, diciamo, una cosa buona come questa qua, di poter subentrare queste persone per portare avanti questo nuovo club. Tigri per il proprio per un discorso, diciamo, di aggressività. Vorremmo che la squadra in campo siano sempre 11 tigri, come in effetti abbiamo dato il nome a questo club.